benvenuti in un nuovo video. Oggi non ci siamo tante abbinate, sorellina. No, vabbè. No. Non siamo mecci mecci. Oggi siamo qui a provare un po' di novità. Io direi di iniziare subito. Allora, sono un po' di novità miste, ovviamente, per chi non si fosse... Sono questi. Esatto, per chi non si fosse perso il video unboxing, mi dispiace, dove li abbiamo presi? Boh, andate a vedere il video unboxing. Oreo. Questa è doppia crema. Voglio far vedere la foto. Vediamo se sono così. Eccolo qua, mettiamo così. Ok, vediamo. Domani mi aspetto una bella serata post palestra di Eddie. Volevo far vedere. Ma lo faccio male così. Effetti. Sì. Sì. Si vede. Ma lo vedo pure dentro. Ah no, perché sono fatti pezzi. È più alto, non è si come sulla confezione che sì, però è bello alto. Prego, te gli auguri. Beh, alla fine non cambierà niente perché c'è il sapore quello. Però si sente che è più crema. Lo preferisco. È più... lo preferisco. Perché è molto più... Prima era biscotto e biscotto, sembrava esatto. Si mangiava il biscotto. Invece sento proprio questo sapore della crema. Buono. Anche perché non è dura. No, è bella, cioè, morbida. Invece, essendo che solitamente è poca, è tutt'uno, quindi è più crunchy. Invece qua sente proprio la morbidezza. Buono. Buono. Mi è piaciuta questa idea. Un bel set? Sì, infatti, meritato. No, buono, buono veramente. Di mangiare un altro, ma è meglio evitare. Esatto. Cheese. Hershey's Cookies and Cream Salted Caramel. Vediamo un po', come vediamo sarà? Un po'. Ok, Yankee Candle. Troppo dolce. Troppo. Sembra veramente la Yankee Candle. Troppo. Fatti un pezzo, ma è troppo. Cioè, è troppo profumata. George Set. Che cosa finta? Cioè io ho la pelle d'oca. Cioè vado qua. Da qua. Cioè, non so se si vede. Profumata, veramente, troppo profumata. Cioè, si sente questo caramello finto, chimico, bruttissimo. Profumato proprio le candele. Ma che ne è? Ma come se la fanno a mangiare? Ma non lo so. E con il limone. Sgrassiamo sì, un po' questa... Sgrassiamoci la bocca. Sperare per bene. Sempre questo marchio. Mister però Brown. Quella era femmina. Quella era femmina e questo è maschio. Mr. Brownie. Limone. Lemon cake. Lemon cake. È un po' bello. Che carino. No, ma io li amo. Non so se si vedono. Comunque sono molto carini, belli, perché li puoi mettere proprio bello morbido morbido. Però è morbidissima. Questo con il tè. Un po' caminetto. Però un limone dolce. Mi ricorda un po' la fin del paradiso. Brava, ci somiglia, metti c'è uno strato di latte. Però non è male. Buono. Mi ricorda un sacco la fin del paradiso. Avrei preferito più, però si sente, cioè non è molto forte. No, è più dolce. Esatto, avrei preferito più sentire l'aspro. Un po' l'aspro del limone. Sapete un po' che si io... sente, però si sente più la parte dolce del limone. Va. Molto buono, easy. Mi è piaciuto questo nel tè, ottimo. Tutto nel tè, lo faccio una sì, scatola di pisare. Voto, stavo pensando al voto. 7 e mezzo. Ci sta. Questa è proprio una novità. Questa è proprio spopolata comunque. Chocorì di Motta. Questo cioccolato bianco con riso croccante. Questo penso che c'è. Se questo bene, non è buono, è proprio c'è. Vediamo, vediamo. Vediamo
come si presenta. Qui dentro c'era un brochure. No, non c'era brochure. No, no. No, era il coso del mio cibo. Mamma, ho rovinato tutto. Non fa niente, questo lo portiamo alle Questo è un castoro, un castorino. Un castorino. Vabbè, ho fatto un guaio qua. Vabbè. Ce ne escono 25? Sono 4, 5, sì. Secondo me ci siamo. Devo me. Questo è un po' un Kinder cereale. Troppo fragile. Troppo fragile. Stavamo dicendo. Stavamo dicendo. Si sente il cioccolato bianco. Non anche c'è il riso soffiato. Sì. Anche che. Sento che è sottile. Si sente più riso soffiato. Però nell'insieme. No, no. È buono. Questo... Però diciamo niente di che. No. Cioccolato bianco. Però vatti. È buono la guardare il cioccolato. Ci fai un porridge. Ci sciogliamo. Caldo. Ci metti questo sopra. Lo farò. Lo farò. Voto. Anche qui io do un 7 perché. Guarda che questo è il terzo video che registriamo. Ci siamo sbilanciate che abbiamo alzato con 8, 9, 10, proprio con 2-3 prodotti. Sì, infatti siamo state molto cattive. Però è la verità. È la verità. C'è chi si lamenta, tipo ci sta sempre una. Lo so, però... Ma una siamo, c'è una cosa non ci piace, non ci piace. C'è una cosa ci piace, ve ne accorgete, perché... Cioè, o non riusciamo a smettere di mangiarla, o... Cioè, si vede. Ma li fate a fare i video, li facciamo, che almeno voi non spendete soldi. Ma se li spendete. Vai con il salato, deliziamoci con il salato. Sempre Zoe ci regala il salato. Speriamo. Kio, tortillas. Mexican BBQ style. Vabbè, non so. Non si è piccante. No, troppo barbita. È una bella zampa. Vediamo. Mo mangerei le Doritos. Mamma mia. Vediamo. No. Un po' forti che sono. Per il mio gusto personale sono un po' troppo forti. Tipo, non me ne mangerei così. No. Si sente molto l'affumicato. Non sono le mie preferite. No. Abbiamo parlato un po' troppo presto. Però, se vi piace il genere, io non riesco neanche a parlare perché... Rispecchia il gusto sicuramente, ma... Questo con la salsa al formaggio, però ovviamente se amate il piccante allora prendete una bella non salsa è piccante. Piccante no, però prendete una salsa piccante, però sono un po' sì, un po' piccantine, però gestibili. Non le preferisco. No. Si sente molto l'affumicato, ripeto, molto molto molto. Voto per me anche perché io non mezzo. Amo 4. Ma perché io non amo, però sono buone, ma no, io già. Dai, faccio. Io la sufficienza gliela do. Però mi piace, la sai cosa mi piace? La qualità della patatina. Brava. È bella croccante. Croccante. È fatta però. Bene. Però non è il nostro genere. No. Quindi, e niente. Oggi questo video è andato. È andato un po'. Abbiamo un po'. Ma un po' in tutti, zoppichiamo, poi ci riprendiamo, poi cadiamo. Vabbè, non fa niente. L'ultimo video abbiamo chiuso con il botto, questo un po' più così. Quindi nulla, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e ne vediamo nel prossimo video. Ciao!